Ho visto che anche lei partecipa alla colletta alimentare, anche lei ha donato qualcosa, che cosa? Ho donato della pasta e dei pelati. Di solito faccio anche dell'olio, ma quest'anno siamo un po'. È un momento un po' brutto, allora, però qualcosa si dà, anche perché un po' uno, un po' l'altro, e tutto aiuta, vero? Una piccola goccia riempie il mare. Sabato 14 giugno, giornata nazionale della colletta alimentare straordinaria. 10 supermercati di Ravenna aderiscono all'iniziativa necessaria per far fronte all'emergenza alimentare che affligge oltre 4 milioni di persone in Italia che vivono grazie a pacchi alimentari o pasti gratuiti presso le mense. 14 giugno, giornata della colletta alimentare straordinaria. Come sta andando qui alla Coop Gallery? Diciamo, non c'è male, la raccolta, la gente è molto generosa, considerando che è una straordinaria a ridosso di novembre, è chiaro che la raccolta è inferiore a quella fatta a novembre. Quindi i ravennati sono generosi? Sì, molto generosi i ravennati. Le chiedo un'altra cosa, in particolare cosa viene donato? Diciamo pasta in la maggior parte, poi tonno, olio di semi, anche qualche pacco per i bambini, omogenizzati. Diciamo che la maggior parte di cose donate è pasta secca a lunga conservazione, che è quella che diciamo va per la maggiore. Le persone entrano sapendo che dovranno comprare qualcosa in più da donare, oppure una volta usciti guardano cosa hanno nel carrello e ci pensano dopo? No, comprano, sanno già, gli diamo una sportina dove mettono dentro la roba, che con un bigliettino viene accompagnato all'ingresso, e già la Conad, la Coop volevo dire, scusi, ha fatto dei bancali apposta per le offerte dal banco. Tutto questo carrello è stato donato per la colletta alimentare? Sì, è stato donato da una signora molto generosa, infatti non succede quasi mai. Esatto, cioè donazioni di questo tipo sono rare o sono comuni? Così in questa raccolta è rara, di solito c'è qualcuno che quando viene in parrocchia scarica anche dei cofani di macchina. In modo anonimo si fanno sentire. In questo caso nel carrello c'è di tutto, dalla pasta ai prodotti a lunga conservazione, tonno, di tutto. Quindi direi un ottimo carrello. Un ottimo carrello, fossero tutti così. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.